8 giorni pieni di gioia, recita lo slogan del Festival Yanigro 24. Gioia nella musica con le note del violino di Sueon Kang, gioia della memoria con la testimonianza di Damir Yanigro, che annuncia un libro frutto di una propria ricerca personale sulla figura dell'illustre padre. Gioia dell'accoglienza con l'area circostante l'abbazia di Faifori, che diventa un festoso giardino in un pomeriggio d'estate. Sueon Kang, che è appena stata nostra ospite, è davvero incredibile. Lei è membro del quartetto Belcea e come dire adesso, che fare un parallelismo adesso con gli europei di calcio, è come essere il centravanti della Spagna. Averla avuta qui a Montagano è davvero qualcosa di incredibile per noi. Un programma musicale intenso realizzato in collaborazione con l'Accademia Stauffer di Cremona, vera istituzione di livello mondiale nella formazione su strumenti ad arco. Qui dal 2015 ha insegnato il maestro Antonio Meneses, allievo diretto di Antonio Yanigro, e che dal primo momento ha sposato il progetto del festival. Noi gli auguriamo il meglio. Antonio per noi è stato davvero il padre della nostra iniziativa e siamo anche molto in difficoltà, appunto, anche nell'esporci. Ci sembra un momento così intimo, così particolare, il suo ritiro dalle scene, che ecco. Siamo toccati, stiamo cercando di andare avanti per non pensare troppo a questo, altrimenti sarebbe davvero molto pesante per noi, però rimarrà e rimane sempre la sua presenza con noi in tutti i concerti che ha svolto proprio in questo luogo magico per noi, quindi questi saranno ricordi indelebili e poi speriamo che tutto si possa risolvere per il meglio. L'Accademia Stauffer di Cremona è l'accademia per quanto riguarda gli strumenti ad arco. È il secondo anno, hanno inviato due violisti fantastici, Alessio e Teresa, che si sono calati nella parte, hanno vissuto Montagano, insieme poi a due splendidi membri della nostra masterclass. Damir Yanigro racconta Antonio Yanigro. Gli anni del festival sono serviti a dare forza e metodo a un figlio nel ricostruire i luoghi, i percorsi, le emozioni di un uomo, di un chiarissimo insegnante, un eccellente musicista e direttore d'orchestra, ma soprattutto di un padre. Una umanità che si rifletteva anche nel rapporto con i suoi allievi. Ho deciso 2 anni e mezzo fa circa di scrivere un libro su mio padre ed è un libro diviso in 3 parti, una parte è la parte biografica vera e propria e poi ci sono degli interventi veloci e corti di mia sorella, che si chiama Nicole Yanigro, e miei, seguiti da commentari e paginette mandate dai suoi migliori allievi, dai suoi migliori amici. Uscirà in inglese, spero, prima di gennaio. Ci sarà una versione in italiano e una in croato.